Bella a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di raid, in particolare di tre campioni che sono Gizzo, Peccatore Profano e Zargala. Allora, iniziamo da Gizzo. Gizzo è un campione difesa, quindi i suoi danni sono basati sulla difesa. Se volete che faccia molti danni, dobbiamo mettergli molta, molta difesa. Guardiamo le destrezze. Attacca un nemico per 2 volte, piazza un buff scudo per 3 turni, uno contrattacco per 2 turni. Se è elevato a 3 stelle, assegna anche un turno extra. Poi la terza, attacca un nemico e ha un 80% di priorità di piazzare un debuff provocazione, quindi praticamente lo mette sicuramente. E anche un buff guarigione continua, che è molto molto buono. Cioè ogni turno guarisce del 15% questo campione. E poi anche l'aura che aumenta l'attacco in tutte le battaglie del 18%. Come possiamo vestirlo, ragazzi? Io l'ho vestito con rappresaglia che praticamente ha il 30% di probabilità di contrattaccare quando attaccato. E poi gli ho messo anche immortale che lo guarisce del 30% ad ogni turno e aumenta l'HP del 15%. Poi passiamo a Peccatore Profano. Peccatore Profano è campione attacco, quindi potete, come potete intuire, i suoi danni sono basati su attacco. Allora, volevo dirvi che le destrezze sono molto lunghe da dire, quindi non sto qui ad annoiarvi a perdere tempo leggendovi tutto, quindi se adesso volete vedervi le destrezze mettete in pausa il video. Ok, questa è la prima, poi c'è la seconda e alla terza. Come possiamo vestirlo, ragazzi? Io l'ho vestito per essere usato un po' nella campagna, nelle roccaforti, nell'arena, quindi un po' dappertutto, e quindi gli ho messo rubavita, cioè che ogni attacco che fa lo guarisce del 30% del danno inferto. E poi precisione. Perché precisione? Perché nel primo attacco ho un 50% di probabilità di piazzare un debuff riduci difesa del 60%. Quindi più precisione gli mettete, più probabilità ha di mettere questo buff riduci difesa. E ora passiamo a Zargala. Zargala, anche lei è una campione attacco. Vediamo le destrezze. Allora, attacco un nemico. Ogni colpo ha un 50% di probabilità di piazzare un debuff indebolimento. Poi la seconda è attacca un nemico, se uccide un nemico attiva la destrezza schianta armature che è questa qui, che attacca tutti i nemici per 2 volte, dopo il primo colpo ha un 50% di probabilità di piazzare un debuff riduci difesa su tutti i nemici per 2 turni, quindi è molto molto forte nel boss del clan, nelle roccaforti, diciamo nei boss in generale. Se elevato a 3 stelle, come potete vedere, cambia solo che attacca tutti i nemici per 3 volte anziché per 2. Poi all'aura aumenta precisione e anche questa è buona. Come possiamo vestirla, ragazzi? È un campione attacco, i suoi danni sono basati su attacco, quindi mettiamogli tanto attacco. Questo è un set di attacco. Poi ho messo immortale perché volevo che si guarisse ogni turno, quindi volevo che restasse in vita. E poi ho messo velocità, così il contatore di turno si conclude prima. Adesso, ragazzi, andiamo a provarli. Li andiamo a provare qui. No, scusate, qua. Nel drago. Qui. E adesso li proveremo, ragazzi. Penso che farò 2 o 3 battaglie perché forse finiranno un po' troppo presto. Ok, iniziamo con Peccatore Profano. Adesso, vedete, sono 5 nemici, quindi non attaccherà solo un nemico, li attaccherà tutti. Vedete, tutti i nemici e si è messo anche il buff riduce attacco. Ah, scusate, aumenta attacco. Adesso tocca a lui. Zargala, vediamo se mette riduci difesa. Perfetto, l'ha messo per 2 turni. Mettiamo lo scudo a Gizzo, extra turno e guarigione continua. Ok, adesso la partita si è conclusa e vi farò vedere un'altra. Allora, per farvi vedere al meglio Zargala, mi conviene andare nella campagna, ma non nella incubo. Andiamo qui. Ok, mettiamo Zargala. Ok, perfetto. Allora, vi faccio vedere la
seconda destrezza che attacca un nemico. Se adesso, ragazzi, abbiamo fortuna, lo uccide, attaccherà e userà la terza destrezza. L'ha ucciso e vedete, ha usato la terza destrezza. Quindi è forte, forte questo attacco qua. E allora, Zergala, io l'avevo sottovalutata veramente tantissimo perché, come molti orchi, non sono molto forti gli orchi, ok? Tranne alcuni, appunto, tra cui Zergala. Vediamo se lo one shotta. No, quasi. Però sì, ragazzi, è molto molto forte. Ok, adesso concludiamo la partita con questo attacco. Una scheggia, ragazzi, ve ne apro una, dai, vediamo. Ci troverò un comune. Ok, perfetto. Ok, vedete, è un orco, quindi fa schifo. Aumentiamo qui. Perfetto. E spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e commentate. Noi ci vediamo alla prossima. Bella.